Allora, buongiorno a tutti, grazie di questo invito. Oggi cercherò di affrontare il tema del rapporto tra materialismo e strutturalismo in pedagogia e per far ciò cercherò di affrontarlo facendo un excursus storico, diciamo, del contesto in cui vorrei muovermi e prendere come, non direi il caso, ma come elemento paradigmatico l'evoluzione del pensiero di Riccardo Massa, che è stato anche il mio maestro e che ha fondato la Facoltà di Scienze della Formazione in Bicocca. Forse non tutti lo conoscono, però insomma, forse Educare o istruire. esatto, per essere un po', per spiegare anche perché, insieme al direttore scientifico del vostro corso, Vittorio Morfino, abbiamo pensato che potesse essere interessante prendere in esame l'opera o comunque alcuni aspetti dell'opera di Riccardo Massa, perché è un rappresentante abbastanza atipico del dibattito pedagogico italiano. Era nato nel 1945, è scomparso prematuramente il 1 gennaio del 2000, quasi simbolicamente all'inizio del terzo millennio, e già la sua, diciamo, formazione in qualche modo ci dice in che senso poi la sua figura sia stata una figura atipica nel contesto anche del dibattito, soprattutto in quello che si è mosso dalla metà degli anni 70 e fino poi alla sua scomparsa, sostanzialmente fino alla fine degli anni 90. Massa ha studiato a Torino ed è stato allievo diretto di Pietro Chiodi e di Luigi Parison, insieme ad altri, come dire, un po' più anziani di lui, cioè a Gianni Vattimo, Umberto Eco. Sapete che comunque la scuola di Torino poi ha generato moltissimi, diciamo, figli e allievi che poi in tutta Italia hanno costruito un po' alcuni degli aspetti più interessanti della cultura filosofica italiana. E questo inizio è molto importante e significativo perché Massa appunto si laurea in filosofia e poi però inizia quasi subito, lui era originario di Vercelli, inizia quasi subito a interessarsi di problemi di tipo formativo, di tipo pedagogico, educativo. E incontra proprio all'inizio degli anni 70, aveva già iniziato a occuparsi di questi temi, un'altra figura importante della cultura pedagogica italiana che è Piero Bertolini, che a sua volta è stato allievo diretto di Enzo Paci, quindi sostanzialmente proveniva dalla scuola di Milano. E fu proprio Enzo Paci a consigliare dopo la laurea, se non mi sbaglio, proprio all'inizio degli anni 60, Piero Bertolini, a diventare il direttore giovanissimo del Beccaria, del carcere Beccaria. E Piero Bertolini è stata una figura molto importante della cultura pedagogica italiana e che ha influenzato moltissimo anche i primi passi di Riccardo Massa. Piero Bertolini è sostanzialmente ricordato nel dibattito pedagogico perché è quello che ha cercato di tradurre il pensiero non solamente di Paci, ma diciamo, il pensiero che proveniva dalla fenomenologia dentro il discorso pedagogico. Ha scritto un testo, può essere interessante anche non solo da citare, ma anche da in qualche modo da analizzare in questa ottica, che si chiama L'esistere pedagogico, dell'inizio degli anni 90, che un po' mette a punto questa sua traduzione. Cito Piero Bertolini perché l'esordio sostanzialmente nel dibattito pedagogico di Riccardo Massa, dopo la tesi, dopo alcuni primi studi, si è occupato anche del rapporto tra scautismo e educazione, cosa che aveva appunto incrociato anche l'interesse di Bertolini, ma il primo libro che in qualche modo un po' ha determinato il suo ingresso nel dibattito pedagogico è questo, uscito per la Nuova Italia, che si chiama La Scienza Pedagogica, con un titolo piuttosto emblematico. E parte in un certo senso da qui perché questo testo credo che anche nella sua struttura ci consenta di comprendere in che senso il doppio titolo di questa conferenza, cioè il rapporto tra materialismo e strutturalismo, si sono articolati e poi hanno costituito, credo, il nucleo fondativo, ma anche poi, diciamo,
il nucleo geneticamente più vivo del pensiero di Riccardo Massa, e ne hanno determinato anche la sua peculiarità, la sua specificità rispetto ad altre figure del dibattito filosofico sull'educazione di quegli anni. Questo testo ha una struttura, direi, da trattato, come dire, da altri tempi, e nella prefazione, che è molto divertente e molto anche interessante da leggere perché restituisce un po' il tenore anche linguistico di quegli anni, sostanzialmente Massa dice che volutamente sceglie di adottare un linguaggio tecnico anche piuttosto, come dire, difficile da un certo punto di vista, filosoficamente molto accurato, che era anche un esempio di quanto volesse distaccarsi da una certa retorica pedagogica che, da una parte, lui stesso lo dice, aveva velleità di una sorta di giornalismo acculturato, e dall'altra parte invece scadeva quasi sempre in un moralismo un po', come dire, lasciava il tempo che trovava. E dunque questo testo è considerato anche dai suoi stessi allievi, io sono in qualche modo l'ultimo dei suoi allievi in ordine, diciamo, di affiliazione, diciamo così, molto ostico, perché poi il suo linguaggio si è molto evoluto. Ma nella trama di questo testo c'è una parte molto interessante, che forse è anche uno dei motivi per cui sono stato invitato a tenere questa relazione, perché l'interesse di Massa, soprattutto rivolto al rapporto tra materialismo, diciamo, potremmo dire anche alla letteratura secondaria sul rapporto tra materialismo e pedagogia, non era rivolta a quelli che tendenzialmente venivano utilizzati come i testi fondamentali, ma si rivolge già in giovane età, direi, già dagli studi filosofici, al pensiero di Louis Althusser. E questo sicuramente era tipico nel panorama pedagogico, ma non solo, l'uso che lui ne fece, che in qualche modo poi ha anche determinato alcune scelte teoretiche, epistemologiche importanti del suo pensiero, era già un germe molto interessante di cosa poi in qualche modo avrebbe sortito. E dico questo proprio come discorso iniziale, perché probabilmente poi, se avete avuto, come dire, studi filosofici, o comunque se minimamente avete presente la cultura anche diffusa italiana, sostanzialmente il marxismo o chi faceva riferimento all'epistemologia del materialismo storico, scientifico, aveva una traduzione in termini pedagogici estremamente banalizzante spesso, cioè c'era un quadro sostanzialmente di riferimento molto, molto chiarito, molto istituito, e sostanzialmente si trattava di tradurre questo in opere o pratiche più o meno istituzionalizzate o più o meno legate alle politiche, no? Dell'istruzione, dell'educazione, vi dicendo. Composizioni più o meno critiche, più o meno discutibili, però tendenzialmente nel dibattito pedagogico soprattutto il marxismo veniva preso, come dire, in senso puramente ideologico, quindi direi sostanzialmente nel modo opposto in cui Althusser poi lo ha, come dire, riofferto, no, alla lettura delle scienze umane, non solo delle scienze umane. E in un certo senso Massa parte da qui, cioè parte da questa lettura althusseriana del discorso pedagogico, e che cosa prende quindi del discorso del rapporto tra questa cultura e la cultura pedagogica. Lo dice molto bene in questo testo, che ho appunto anche per l'occasione ristudiato. Prende due o tre termini che sono poi i termini su cui cercherò di far girare il discorso di questo nostro incontro. Il primo è, diciamo, potremmo nominarlo con la questione della pratica teorica, quindi di quello che normalmente veniva anche fatto afferire al discorso althusseriano come uno dei principali motivi, no, di novità rispetto alle altre letture.
E la pratica ovviamente era un termine e una nozione che interrogava in modo quasi diretto il discorso pedagogico e quindi si prestava bene a questa rilettura rispetto ai problemi educativi e formativi. L'altra questione importante, sono cose per voi note forse, ma mi limito semplicemente a metterle sul tappeto per poi poterne disporre durante il nostro discorso, è il problema della struttura sostanzialmente, potremmo nominarlo così per ora, o meglio la questione di come si struttura un'esperienza di tipo educativo e in che modo la strutturazione di questa esperienza o delle dimensioni strutturali dell'esperienza sono il modo che Massa adotta per poter interrogare il discorso pedagogico. L'altra è, diciamo, potremmo chiamarla la questione della surdeterminazione, cioè in che modo poi si cerca di evitare una deriva di tipo umanista ovviamente, ma anche di tipo solipsistico, soggettivistico, per riuscire a interpretare il rapporto tra azione e cambiamento della realtà in termini non banalmente empiristici o meccanicistici, cosa che faceva anche molta cultura marxista legata alla pedagogia italiana, e invece utilizzare la categoria di surdeterminazione. Uno degli effetti finali, lo vedremo poi, è appunto un discorso, e da questo sarà il punto d'attacco di quello che adesso cercherò di in qualche modo di spiegare di fronte ai vostri occhi, è una nozione di soggetto che non è certo quella né di una pedagogia che facesse riferimento ad un quadro di valori, che potesse essere quello cattolico, quello stesso marxista o quello di altra natura, ma fa riferimento ad una nozione di soggetto che proviene sostanzialmente dalla cultura strutturalista. Quindi in questo senso l'innesto, direi proprio quasi letteralmente, fra il materialismo e lo strutturalismo in Massa trovano una sorta di figura paradigmatica. È in questo senso che credo possa essere interessante provare a ragionare sulla sua figura per interpretare questo titolo, come dire, di questo intervento. Citava il vostro compagno un testo che del 1985, in una prima versione, del 1987, la versione definitiva, che è stato, diciamo, il secondo passaggio dopo la scienza pedagogica, che si intitola Educare o Istruire, edito da Unicopli di Milano, in una collana che poi sarà la collana che lo stesso Massa in qualche modo costruirà, cercando di dare spazio a questo discorso, che nel discorso corrivo della pedagogia italiana era del tutto marginale, anche se dal punto di vista epistemologico sia la filosofia che la stessa filosofia della scienza in qualche modo, soprattutto dagli anni 80 in poi, invece avevano largamente introdotto nella cultura italiana. E in questo testo, appunto, l'alternativa tra educare e istruire veniva sostanzialmente ribaltata proponendo una nozione di formazione di tipo inclusivo. Parto da qui perché in un certo senso ci aiuta poi a capire in che senso la nozione di soggetto che Massa propone è una nozione che si sposa bene con il rapporto tra materialismo e strutturalismo. Tendenzialmente, se si leggono i manuali di pedagogia, anche quelli che si studiano, come dire, correntemente, il termine formazione rappresenta sempre il terzo, no? I due termini storicamente più istituiti nella cultura pedagogica sono l'educazione e l'istruzione. E di norma l'educazione fa riferimento a o ai fini di un'esperienza che in qualche modo riguarderebbe l'evoluzione del soggetto, o ad un quadro di valori che entra in una certa relazione di tipo quasi diretto con i modi in cui questo soggetto debba essere educato. L'istruzione invece ha a che fare più
con una conoscenza specifica, con un passaggio di conoscenze, una trasmissione di conoscenze. La stessa etimologia del termine in qualche modo lo suggerisce, no? Massa propone di fare subito uno spostamento, cioè il termine formazione, che di norma invece veniva utilizzato tecnicamente in relazione alla formazione aziendale, alla formazione organizzativa o alla formazione professionale, in questo recuperando anche elementi sia del primo Marx, diciamo, e sicuramente elementi che provengono dall'opera di Gramsci, tendeva a interpretare questo termine come un termine inclusivo. Cioè, il termine formazione è un termine che tiene insieme gli altri due termini, educare e istruire, ma li tiene insieme nella misura in cui istituisce un campo d'esperienza descritto dalla struttura tensionale dei due poli, quello dell'educare e quello dell'istruire. E quindi la formazione si presenta come un campo d'esperienza. Si potrebbe evocare anche la figura del campo magnetico, no? Che viene istituito perché ci sono due polarità in qualche modo opposte, e la tensione tra i due poli che genera in qualche modo i fenomeni afferibili al campo magnetico. In un certo senso, appunto, uso questa immagine perché il termine formazione in massa viene usato in questo modo. Quindi non è semplicemente inclusivo sul piano semantico, ma descrive proprio anche una certa prospettiva con cui intendere il termine formazione. In parte recupera questo modo di intendere, già come aveva fatto in un certo senso Marx, una progressione che parte da una certa interpretazione della paideia classica e poi viene tradotta modernamente nel termine Bildung, no? Nella tradizione, diciamo, di tipo mitteleuropeo. Quindi non si tratta di intendere la formazione come una pratica controllata, con conseguenze sociali e produttive determinate, ma si tratta di intenderla come un campo di forze. E qui veniamo già un po' alle prime questioni che vorrei proporvi. Possiamo far riferimento a tre paradigmi filosofici fondativi, direi, più che fondamentali, della formazione. Tre paradigmi che sono poi profondamente correlati con tre posizioni filosofiche fondamentali che nella storia poi si sono ripetute con variazioni notevoli. Possiamo dire che c'è un paradigma dello sviluppo organico, potremmo chiamarlo così, che è più legato alla matrice idealistico-marxista. Un paradigma legato al rapporto tra persona e evento, che in qualche modo fa riferimento alla tradizione dell'ermeneutica di matrice gadameriana, più che altro. E poi c'è un paradigma dell'emergenza della soggettività, che potremmo schematicamente rappresentare come quello che mette in collegamento il pensiero di Nietzsche sul soggetto con quello che arriva fino a Michel Foucault, circostanziato al discorso che io cercherò di sostenere. Provo a spiegarli perché in qualche modo ci orientano e ci fanno anche capire in che senso poi uno di questi paradigmi prevarrà in questa interpretazione del formativo. Il paradigma dello sviluppo organico, diciamo, afferibile anche alla matrice di tipo aristotelica, è una concezione dello sviluppo per gradi, che si lega ad una prestazione, che si lega ad un lavoro che il soggetto compie, che presenta quindi un'azione del soggetto che è fortemente orientata ad una totalità organica o assoluta.
in senso appunto idealistico, cioè una totalità che può essere legata ad un finalismo della storia, che sia individuale o collettivo. Nel modello hegeliano diciamo che paradigmaticamente la fenomenologia dello spirito presenta tutte queste caratteristiche in nuce, erano poi sviluppate in vari modi. Sostanzialmente questa ipotesi ha in mente un soggetto che è molto legato ad un'attività, che sia del pensiero, del rapporto tra pensiero e realtà, e che agendo su un oggetto, all'interno di una relazione, modifica anche se stesso. Sto proprio schematizzando, ma solamente per orientarci. Il paradigma che ho chiamato problematico, quello che si muove nel rapporto tra persona e evento, ha diverse accezioni, diciamo. Nella matrice gadameriana fa molto riferimento alla nozione di dialogo, potremmo chiamarla così. Cioè, tutto quello che riguarda la dimensione formativa si costruisce dentro una comprensione, quello che Gadamer chiamava comprensione, ovviamente prendendo questo termine, sviluppandolo dal suo maestro Heidegger. Quindi in questo senso la formazione non è solo l'espressione dello sviluppo di una soggettività, ma fa molto riferimento ad un'altra nozione, appunto, che poi ha diciamo due versioni, una laica e una meno laica, alle relazioni intersoggettive. Sostanzialmente il soggetto e la sua esperienza formativa si costruisce e può essere compresa all'interno di una trama intersoggettiva. Da qui le semplificazioni del pensiero ermeneutico poi hanno preso anche, come dire, alcune derive che erano molto messe in correlazione col pensiero della complessità, anche se poi ha tutt'altre matrici, no? Se volessimo un po' vederlo in senso più stretto. Quindi possiamo dire che la comunicazione dialogica o il rapporto tra persona e evento, nel momento in cui il soggetto si presenta anche terminologicamente come persona, ha lasciato anche spazio a interpretazioni diciamo meno laiche dell'ermeneutica gadameriana. Anche qui sostanzialmente potremmo dire che sopravvive però più o meno latentemente una certa ipotesi di matrice, banalizzando un po' la matrice aristotelica, in cui c'è un soggetto che è fortemente orientato ad un modello che è più o meno patente, e questo modello sostanzialmente poi guida il rapporto tra il soggetto e l'azione, e quindi tra il soggetto e il campo d'esperienza che descrive il suo sviluppo formativo, educativo. La terza ipotesi, che come ovviamente potete già immaginare, presentandosi come terzo, è quella che noi preferiremo, è quella dell'emergenza soggettiva. E qui torno un po', anche cercherò di intrecciare insomma nel mio discorso il motivo biografico dell'evoluzione del pensiero di massa con alcune opzioni di tipo teoretico che poi lo hanno caratterizzato. E vi dicevo che questa ipotesi sostanzialmente potrebbe essere descritta schematicamente tracciando la linea dal Nietzsche della genealogia della morale fino a Foucault. Quale Foucault? Proprio al Foucault che fa la sua seconda lettura di Nietzsche, come scrive lui nelle sue biografie, come scrivono sia Deleuze che insomma Paul Vane, due dei suoi amici, colleghi più vicini che avevano anche un po' assistito a questa svolta. Cioè, forse è noto un po' l'itinerario filosofico di Michel Foucault, ma sostanzialmente Foucault diventa una figura direi planetaria, no? Con la storia della follia, anche perché coincide con la grande epoca dell'antipsichiatria, insomma una serie di
non di coincidenze, ma una convergenza di elementi culturali che vanno anche al di là dell'Oceano Atlantico. E dopo la storia della follia e dopo le parole e le cose, c'è un libro che sostanzialmente è un libro spartiacque per certi versi, o perlomeno prelude ad una soglia, che è appunto l'archeologia del sapere, ed è il libro con cui Foucault ricostruisce sostanzialmente quello che aveva fatto fino ad allora in termini di intenzione, no? Teorica e pratica, cioè prova a spiegare in che senso ha compiuto certe mosse dal punto di vista filosofico e quali strumenti ha utilizzato. Da lì compare, no, nella letteratura su Foucault, questo è stranoto, no? La prospettiva è quella archeologica sostanzialmente. L'archeologia del sapere è un testo molto complesso, molto interessante da rileggere, soprattutto da rileggere, diciamo, in diverse fasi, ma sostanzialmente chiude, potremmo dire, un certo movimento del pensiero di Foucault, e prelude, per questo dico che è una soglia, il libro del 69, se non mi sbaglio, il 66, Le parole e le cose, e in qualche modo però è anche il sintomo di una crisi in parte personale di Foucault, ma anche una crisi che riguardava proprio il modo in cui lui stava cercando di non solo di posizionarsi, perché ormai la sua posizione era consolidata, ma di creare, come dire, un punto di enunciazione, come lo chiamava lui, che non fosse troppo aderente alla vulgata dello strutturalismo, ma nemmeno in qualche modo lo facesse diventare un sociologo, uno storico con una fortissima caratura teoretica, come spesso poi veniva anche, come dire, tacciato. E questa soglia è descritta da un altro testo che è più quasi una, potremmo dire, un acting out della sua crisi, che è Sorvegliare e punire, nascita della prigione. E questo testo servì a Foucault per in qualche modo consolidare un passaggio molto legato, questo è noto forse a tutti voi, molto legato ad un'attività che lui ha compiuto in quegli anni, legata proprio agli studi che fece sul campo, no? Provenivano ovviamente dagli studi che aveva fatto un po' meno sul campo, un po' sì, ma un po' meno sul campo rispetto al contesto psichiatrico della follia, ma proprio legato ai sistemi di detenzione in Francia e non solo, anche a tutto l'indotto, potremmo dire, no, dei sistemi di detenzione. E quindi nascevano da questo gruppo di studio, no, dell'esperienza carceraria svolto con altri colleghi. Cito questo passaggio perché è un passaggio fondamentale anche nel modo in cui Massa, in un certo senso, inizia a riorientare, o meglio, io direi a integrare, questa posizione che gli veniva da una fortissima, come dire, impronta della sua formazione, che si era mossa sempre tra il marxismo e un'interpretazione che gli veniva da Chiodi, ma anche da Parison, della filosofia fenomenologico-esistenziale, lo definisce così, ma di matrice non sartreana, diciamo, quindi che non approdava poi agli stessi esiti di Sartre, e incontra questo testo, aveva già incontrato un po' il pensiero di Foucault, ma in questo testo compare la nozione chiave, che poi è quella che sostanzialmente ha caratterizzato e caratterizza ancora oggi, se voi guardate i manuali, quelli che ancora, come dire, hanno una memoria storica che si possa chiamare tale, che caratterizza ancora lo specifico della posizione di Riccardo Massa nel discorso pedagogico, cioè incontra la nozione di dispositivo, che compare in modo, compariva anche per certi versi nei testi precedenti di Foucault, ma in Sorvegliare e punire compare in modo eclatante. Non fosse altro, e questo sicuramente lo so anche per, come dire, per in modo diretto dalle conversazioni con Riccardo Massa che ho avuto rispetto a questi temi, a questi passaggi, perché quel testo, come forse sapete,
ricostruendo la nascita dell'arcipelago carcerario, no? Quello che viene chiamato così alla fine del libro di Foucault, riattraversa i tre fondamentali luoghi in cui il potere disciplinare, no? Dopo il passaggio iniziale dello splendore dei supplizi, si articola, che sono sostanzialmente la caserma, la scuola, no? E l'ospedale. E dunque lì, in questo testo, che questa è una nota, come dire, biografica ma molto interessante, che non fu scoperto da Massa da solo, ma gli fu suggerito dal suo amico e sodale, che è una figura spesso dimenticata ma molto importante, che è Angelo Franza, che insieme a Riccardo Massa poi sarà l'altro autore che consoliderà questa metodologia, questa pratica della formazione, che si chiama clinica della formazione, alla quale poi farò riferimento alla fine di questo intervento. Franza e Massa si erano conosciuti tramite Bertolini. Franza aveva studiato a Bologna, ancora vivo Angelo Franza, e era un allievo di Enzo Melandri, quindi aveva una formazione molto interessante, una formazione di tipo filosofico, ma con una spiccatissima interesse per i rapporti tra filosofia, scienze umane e psicoanalisi, cosa che già in Melandri era abbastanza, come dire, viva. E l'altro maestro, diciamo, di Franza è Marco Battacchi, che è stato uno dei più importanti psicologi dell'età evolutiva italiana, soprattutto anche nella prima fase di psicologia sperimentale. E fu Franza proprio a, in qualche modo, far scoprire questa possibile lettura del testo di Foucault, e Massa, lavorandoci, in qualche modo trovò lì un punto davvero di convergenza di alcune delle linee che lui stava sviluppando già dai primi suoi studi. Allora, vi citavo questo passaggio perché è in qualche modo che in questo passaggio anche di letture, diciamo, Foucault che rilegge Nietzsche e che in qualche modo a partire dalla riscoperta della genealogia della morale innesta una prospettiva genealogica sulla prospettiva archeologica. E Massa, che rileggendo Sorvegliare e punire, in qualche modo rinviene la possibilità di costruire una genealogia dei valori che guidano l'esperienza formativa, a partire però da un côté di tipo materialista e fenomenologico esistenzialista, in qualche modo costruiscono i presupposti, le condizioni per l'originalità anche di questo modo di interpretare il discorso pedagogico. E da qui, in un certo senso, possiamo mettere a fuoco il terzo paradigma del soggetto legato all'esperienza formativa, o quello che chiamavo appunto il paradigma dell'emergenza della soggettività. In che senso? Cioè, propone un'istanza formativa che, tanto per cominciare, va contro ogni modello metafisico assoluto e anche predeterminato secondo un quadro di valori già fissato. In questo senso, adesso si vede meglio il legame con quella nozione di formazione che vi offrivo prima. Il soggetto quindi emerge, letteralmente, come l'effetto di un flusso di forze, qui la terminologia è proprio schiettamente nicciana, e questa emergenza mette in risalto la sua unicità e la sua irripetibilità della posizione soggettiva. Non per rifiutare la storia e il suo divenire, ma al contrario, per proporre un rapporto diverso con la storia. Citando Walter Benjamin, potremmo dire che questo paradigma della soggettività si propone di costruire un'opzione soggettiva che faccia il contropelo della storia, in questo senso. Una cosa che non viene quasi mai ricordata, che però secondo me è sintomatica, nel vecchio libro che dovrebbe essere ritradotto, forse l'hanno anche ritradotto, forse l'ha fatto Mimesis, che sono i colloqui tra Duccio Trombadori e Foucault, una cosa che adesso si legge meno perché anche la letteratura secondaria su Foucault è stata un po'
deideologizzata, perché si pensava che quei testi fossero un po' troppo, come dire, orientati, ma in un passaggio molto interessante in cui Foucault ricorda il tempo in cui si prese una specie di sabbatico, andò in Nord Europa e si fece assegnare una strana posizione, cioè era responsabile della cultura, dell'istituto di cultura francese in, cioè, non ricordo male, in Svezia, insomma, a Stoccolma proprio, esatto. E lui ricordava in questi colloqui che era l'unico che parlava di Marx in quel contesto, in un momento in cui sostanzialmente in quasi tutte le università si parlava di Marx, perché in quel contesto era l'unico che riusciva a rintracciare delle relazioni fra quello che lui aveva fatto negli anni precedenti e un pensiero più marxiano che marxista. In questo senso era sempre considerato come un outsider anche in quel contesto, pur essendo portatore, no, anche di tutto il côté della cultura marxista francese di quegli anni. E credo che questo rapporto con la genealogia sia, e questo rapporto che questa soggettività emergente in qualche modo costruisce, sia molto legata al modo in cui Foucault usa Marx, come usò Heidegger, come poi come dire, confessato in una intervista ad uno studioso giapponese degli anni Ottanta, come in realtà due fiumi carsici che hanno alimentato in realtà tutto il suo pensiero. Innominabili per certi versi, ma continuamente agenti, anche non fosse altro in senso dialettico. Allora, questa posizione di un soggetto emergente ridescrive il rapporto con la storia. E allora, la storia sarà effettiva, questa citazione da Nietzsche, La genealogia e la storia, pubblicato prima in Microfisica del potere, poi nelle varie altre traduzioni più recenti, la storia sarà effettiva nella misura in cui introdurrà il discontinuo nel nostro essere, dividerà i nostri sentimenti, drammatizzerà i nostri istinti, moltiplicherà il nostro corpo e lo opporrà a se stesso. Quindi questa nozione di soggetto, vedete bene che non poteva andare tanto d'accordo con la pedagogia italiana degli anni 70, degli anni 80, era abbastanza deflagrante. E quindi in questa nozione di soggetto è la struttura stessa della soggettività che viene messa in crisi. E immaginate che cosa può significare questo nel momento in cui questa nozione di soggetto diventa una nozione che orienta un discorso sul formativo. Scusi, ma faccio un passo indietro. In educare e istruire lui delinea con molta accuratezza il paradigma dell'avventura. Sì, alla fine del testo. Alla sì. fine del testo. E ci arriveremo poi, okay. Perché lì c'è appunto... Ma mi chiedevo se fosse in qualche modo correlato, sì, a questa nuova, sì, idea di soggettività. Sì, sicuramente sì. Molto collegato appunto alla nozione di pratiche. Pratiche, certo. Cioè il rapporto tra soggetto e pratica, che è un rapporto ovviamente che, come dicevo prima, in Althusser è già molto presente. Allora, mi limito a dire ancora una cosa su questo. Che lo sviluppo progressivo del paradigma organico viene quasi ribaltato. La disorganicità non è un disvalore e segna invece un modo nuovo di vedere il rapporto tra soggetto e oggetto, ma soprattutto tra universale e individuale. E dunque, quello che fece subito problema per Massa già nella scienza pedagogica, cioè l'annosa questione del rapporto tra pensiero e realtà, che già in Althusser era un motivo, no? Sempre, come dire, di, per esempio, è uno dei motivi principali della querela con Sartre, no? Allora, se questo paradigma in qualche modo ci guida, già si presentano alcune questioni rilevanti, e vengo anche un po' alla domanda del collega. Non si può quindi più centrare la questione del formativo sulla questione del rapporto con un quadro valoriale. Questo niccianamente, come dire, è quasi va da sé. Allora, diciamo che la categoria che emerge, in questo senso l'avventura è coerente con questo,
con questa questione, che è una categoria da però in qualche modo rileggere a partire da queste ipotesi che abbiamo fatto, è sicuramente la categoria di esperienza, no? Che è una categoria chiave del, del pensiero pedagogico tout court, direi, no? Ancora prima della sua centratura così evidente nel, nel pensiero di Rousseau, no? Attraverso l'Emilio, e che poi nel Novecento verrà ripresa in un modo meno banale di come spesso poi si riporta da John Dewey, che è il grande, no, rappresentante del rapporto tra distanza filosofica e distanza pedagogica. Autore molto caro a Massa, nella sua rilettura appunto però dire un po' dire, decostruita, non tanto legata solo alla provenienza pragmatista. E allora la nozione di esperienza è una nozione chiave che credo possa dire qualcosa, no, di questo rapporto che si articola anche tra materialismo e strutturalismo in, in pedagogia. Questa centralità, tanto per cominciare, va interpretata a partire dalla nozione di campo, cioè l'esperienza formativa è un effetto, tanto quanto il soggetto, di un campo di forze che insiste. Su una regione della realtà. Qui, come vedete, la terminologia è un po' mutuata dalla fenomenologia, un po' in qualche modo girata, no, dalla, dalla parte del, dello strutturalismo. E quel che conta, quindi, è il modo in cui le dimensioni che in questo campo insistono si articolano tra di loro. Ed è questa articolazione che interessa questo sguardo, ossia la domanda non è più qual è la posizione del soggetto nel campo e in che modo le interrelazioni tra il soggetto e gli oggetti o l'oggetto, insomma, costruiscono degli effetti materiali o conoscitivi, no, di pensiero, vi dicendo. Ma quel che conta è radicalmente prendere la prospettiva opposta, cioè è il campo che istituisce le posizioni, come vi dicevo prima, in un certo senso potremmo dire che le subdetermina, ed è l'articolazione che conta, e dunque l'oggetto pedagogico riguarda questa articolazione. È questo che interessa Massa, ed è questo lo spostamento sostanzialmente sul piano teoretico. Perché la cosa più, come dire, evidente, volendo non rinunciare completamente alla nozione di esperienza, e facendo emergere la nozione di esperienza da questa prospettiva, sostanzialmente si dice che al centro di questo campo non c'è una funzione soggettiva che lo determina, ma potremmo dire, e qui già un po' andando un po' avanti sulla, sull'interpretazione della nozione di dispositivo, sono i dispositivi che generano, producono i loro soggetti, dove l'aggettivo loro è molto importante perché in qualche modo in quel loro c'è la matrice che proviene dal materialismo, cioè il soggetto emergente, l'effetto di campo è sempre un soggetto situato storicamente, situato e determinato dall'articolazione storica che lo riguarda. No? I dispositivi, come diceva Foucault, rispondono sempre ad un'urgenza che è un'urgenza della storia.
e non possono in qualche modo essere interpretati, no? Fuori dalla storia. E allora, qui iniziamo un po' a incontrare i termini che vi avevo annunciato. Quello che conta quindi anche per interpretare la nozione di esperienza è la strutturazione delle dimensioni dell'esperienza. Io amo reinterpretare, anch'io qua mi sono dedicato un po' a studiare più da vicino il pensiero di John Dewey. Ho ritradotto qualche anno fa un piccolo libricino che è una piccola perla della letteratura pedagogica, cioè che è Esperienza ed Educazione, che è un libro tardo in cui lui sostanzialmente, cercando di un po' mettere chiarezza rispetto alle critiche che gli facevano sulla scuola progressiva, perché quelli che poi l'avevano sposato, come dire, anche un po' abbacinati dalla sua rivoluzione copernicana del mettere al centro appunto l'esperienza dell'alunno, avevano poi anche un po' banalizzato il pensiero di Dewey. C'è un passo che in qualche modo sempre si cita, che però secondo me contiene in nuce questa anche lettura massiana. Ve lo leggo perché è un passo che si ripete sempre, che riguarda proprio la qualità dell'esperienza educativa, no? A un certo punto di questo testo di esperienza ed educazione lui si chiede: ma che cos'è che determina la qualità di un'esperienza educativa? Che cos'è che fa la differenza, no? Tra un'esperienza qualunque e un'esperienza educativa che abbia una qualità alta, un'alta densità? E dice: tutto dipende dalla qualità dell'esperienza che si ha. La qualità di ogni esperienza ha due aspetti. Da un lato può essere immediatamente gradevole o sgradevole, dall'altro essa esercita la sua influenza sulle esperienze ulteriori. Il primo è ovvio e facile da cogliere. Invece l'effetto, qui un po' forza l'interpretazione di un'esperienza, non la si può conoscere subito, pone un problema all'educatore o al formatore. È suo compito disporre le cose in modo che le esperienze, pur non allontanando il discente e impegnandolo, anzi, la sua attività, non si limitano immediatamente ad essere gradevoli o promuovano nel futuro esperienze che si desiderano, che in qualche modo allargano l'orizzonte di conoscibilità del soggetto stesso. Allora, anche qui c'è in nuce, certo, è una mia rilettura, però la questione dell'effetto, no? Dell'esperienza sembrerebbe avere davvero una priorità, e soprattutto ha una priorità nella misura in cui quello che ci interessa sottolineare è il modo in cui il rapporto tra soggetto e formazione non è più determinato né da un quadro etico, né da un'intenzione. Ecco l'altra grande, come dire, questione, no? Questione fondamentale anche in Althusser, no? Vi cito questo passaggio perché è interessante e vi fa anche rendere conto un po' del linguaggio che Massa usa nella scienza pedagogica. Sta parlando della relazione fondante legata all'idea di struttura, no? È chiaro a questo punto che abbiamo immesso una categorizzazione fenomenologico-esistenziale nel corpo teorico del marxismo e che dovremo rendere conto di tale immissione attraverso la sua coerente utilizzabilità all'interno di esso. Ma aggiungiamo subito che si tratta di concepire materialisticamente il rapporto intenzionale e di affermare cioè che la sua modalità fondante e fondamentale è appunto quella pratica e produttiva dell'attività materiale, sostanzialmente qui che proprio riprende quasi letteralmente Althusser. E si tratta allora di escludere qualunque assunzione soggettivistica del rapporto intenzionale, ad intenderlo appunto come il rapporto storicamente determinato nelle sue reali e oggettive condizioni materiali e sociali, fra un ente materiale praticamente attivo e tali condizioni, dalle quali è prodotto storicamente e che egli riproduce storicamente attraverso la propria attività produttiva. Capite bene che reinterpretare l'esperienza formativa a partire da questi presupposti, no, epistemologici, vuol dire sostanzialmente scombinare il quadro di quasi tutti i manuali di pedagogia scritti prima del 1972, nel senso che tutti andavano nella direzione opposta. E però questo secondo me ci porta dalle parti dell'altra questione.
cioè la questione della pratica, quella che nominavo prima, no? Allora, quello che ci guida, o quello che può in qualche modo mettere la nozione di esperienza in una luce differente, se prendiamo per buono questa ipotesi, no? Anche di nozione soggettiva, è che la questione dell'effetto richiama immediatamente la questione dell'atto e del significato che gli atti hanno dentro un campo esperienziale. E quindi più delle intenzioni contano gli atti. E ma gli atti non sono mica delle espressioni delle intenzioni? Sono l'effetto, però. L'effetto, quindi, sì, no? Però il problema è che tendenzialmente, se la pedagogia di solito vedeva al centro della questione l'educatore, l'insegnante, il docente, dicendo con la sua intenzione, lasciando perdere il fatto che la maggior parte dei pedagogisti usano la parola intenzionalità al posto di intenzione in un modo, come dire, scorretto, probabilmente perché non sanno neanche da dove viene intenzionalità, è nell'uso corrente, anche nella Treccani si usa, però è sbagliato quando lo si usa filosoficamente, perché l'intenzionalità, che è di matrice husserliana, non c'entra assolutamente niente con l'intenzione soggettiva. Questo detto tra parentesi. Però la sua domanda è giusta, ma è proprio lì che in qualche modo vogliamo vedere. Perché, non so se c'era già, ma la matrice Foucaultiana in qualche modo qui viene recuperata quasi alla lettera. Che cos'è che fa nell'archeologia del sapere Foucault? Dice che la sua posizione teorica riguarda non tanto le intenzioni comunicative, i rapporti tra soggetto e linguaggio, ma riguarda gli enunciati. E il luogo in cui costruire una teoria dell'enunciato che possa reggere un'archeologia del sapere è il luogo in cui questi enunciati si danno nella storia, ossia, per esempio, attraverso lo studio storico, dove questo aggettivo va inteso in senso profondamente marxiano dal mio punto di vista, dei modi in cui gli enunciati si sono articolati dentro, per esempio, gli atti giudiziari, nel caso per esempio dello studio della psichiatria, o nello studio delle scienze umane, nella nascita della clinica, per esempio, no? Cioè, l'atto è qualcosa che si solidifica dentro la materia della storia, ma che va anche ben oltre le intenzioni del soggetto. È qui che in un certo senso possiamo rinvenire una nozione di pratica che non afferisce completamente alla categoria di intenzione del soggetto, in questo senso molto vicino dal Tusser. E allora in questo senso che l'atto educativo, l'atto formativo, sta sullo stesso piano dell'effetto del campo. Sono nozioni omologhe, perlomeno, se non analoghe. E allora ciò che conta è, potremmo dire, il significato costruito dall'atto dentro il campo della storia, no? Posso, la sua risonanza, potremmo dire, no? Dentro il campo d'esperienza, approfittando della sua, come dire, conoscenza, fare qualche domanda che un po' ingema. Cioè, riconosco un po' Foucault l'ordine del discorso, la partizione, no? Tutte queste, no? Tutto questo assetto. Ora, dentro questo tipo, no, di scenario teorico, denunciate, cosa ci fa? Cos'è? È dentro o qualcosa di altro che... Questo però, se mi permette, ci porterebbe lontano. No, siccome no, nel senso che... di incrociare, enunciato che cos'è rispetto appunto a questo scenario Foucaultiano? Magari possiamo invitare Francesco un'altra volta. Sì. No, perché... No, perché questo ci prenderebbe proprio... A che fare con, come dire, la pratica, la prassi... Con, come dire, queste più complicato, è difficile risolvere in una battuta. Sì, lo so, mi rendo conto, per, non per capire, ma anche perché si porta proprio molto lontano. Diciamo che posso rispondere così, nel modo più forse più anodino possibile. L'enunciato è il mattoncino principale su cui Foucault fonda la sua teoria del sapere dentro l'archeologia. La categoria concettuale è più legato a qualcosa che dentro la storia si presenta con delle caratteristiche effettuali. Cioè l'enunciato non è più qualcosa
che riguarda solo il potere del soggetto, ma l'enunciato è qualcosa che sta dentro la dialettica tra potere e sapere, che è qualcosa che attraversa anche il soggetto. So che la risposta è un po' criptica, però non saprei come rispondere una battuta in un modo più corretto, ma però capisco la sollecitazione. Provo a recuperare il filo del nostro discorso e cerco anche di spiegare in che senso questo spostamento è uno spostamento di tipo Foucaultiano, perché la nozione di esperienza è una nozione che è stata ampiamente cannibalizzata da tutta la filosofia del Novecento. Basta pensare, non so, pensate a Dilthey, no? E alle filosofie della vita, che poi insomma, anche quelle sono espressioni un po' didattiche. Alfredo Marini, no? Negli anni 90 aveva fatto un bellissimo corso in cui si rinveniva una genealogia tra Dilthey e Nietzsche molto più complessa e molto più affascinante di quello che tendenzialmente nei manuali viene poi riferito. Però la questione interessante da un punto di vista pedagogico, perché è anche un po' quello che sto cercando un po' di delimitare, perché il campo, come vedete, è molto vasto e va in molte direzioni, è che la nozione di esperienza, se vogliamo recuperarla a partire da questa prospettiva, pone immediatamente un problema del rapporto tra soggetto e struttura. Ecco, era questo che mi premeva un po' sottolineare. Provo a dire in che senso possiamo vederlo dentro la posizione che Massa porta, e anche in che modo la domanda, per esempio, che lo stesso John Dewey si poneva sulla centralità dell'esperienza nella prospettiva, che è quella che sto cercando di frequentare, di far convergere un pensiero sul materialismo e sullo strutturalismo che indaghino l'oggetto formativo, sposta un po', no, l'ottica. Perché la domanda che Massa si fa è una domanda quasi alla lettera, corrispondente a quella che si faceva Claude Lévi-Strauss quando interrogava i sistemi di parentela. Cioè, la domanda è molto semplice, talmente banale che poi mette in questione le cose che secondo me era la nozione fondante. Cioè, come si fa a distinguere una situazione qualunque da una situazione di tipo formativo? E a questa domanda ne segue un'altra più dettagliata. Quali sono le dimensioni fondamentali dell'esperienza che uno studioso che vuole indagare questo tipo di oggetto deve osservare per poter accedere a questa possibile distinzione? Una distinzione che valga poi non solamente sul piano teorico, ma che interroghi il rapporto, appunto, tra teoria e pratica, ancor più che tra teoria e prassi. Poi arriveremo anche un po' a dettagliare meglio la questione della pratica. E qui è proprio in relazione a questa domanda che interviene in aiuto la nozione di dispositivo, che è una nozione spesso anche dagli studenti delle nostre facoltà sempre considerata un po' nebulosa, anche perché ci sono varie versioni. Allora io provo a offrirvi quello che io ho compreso e che credo sia anche più letteralmente stato un po' enunciato dallo stesso Massa. E questa domanda, secondo me, è una buona domanda. Possiamo dire così: questa domanda può essere risolta in molti modi, ma un modo, che sicuramente non è il modo più usuale anche di affrontare questa domanda, prova a rispondere in questo modo. Se si vuole evitare una distinzione che faccia da un lato capo a un quadro di tipo etico-normativo, e quindi quello che dicevamo prima, cioè un quadro valoriale già istituito che in un certo senso poi orienta questa distinzione, no? E d'altra parte anche però, se si vuole in qualche modo scalzare una posizione di un soggetto forte che orienti intorno a sé tutto il campo dell'esperienza, e dunque facendo a meno dell'intenzione pedagogica. Quindi se vogliamo interrogare questa distinzione dell'esperienza, anche scevra
delle intenzioni pedagogiche. Perché? Perché siamo convinti che quel che conta sono gli effetti. E dunque contano molto più gli effetti che le intenzioni. E anzi, questa è un po' la mia interpretazione personale, bisognerebbe addirittura intendere la pedagogia stessa, e sicuramente la formazione, come una genealogia degli effetti. Cioè la possibilità di rinvenire la logica agente dentro l'esperienza formativa. La storia e la logica degli effetti, e quindi a tutti gli effetti, scusate il gioco di parole, una genealogia. Allora, che cosa possiamo in qualche modo avere in mente se vogliamo caratterizzare questa distinzione? Beh, possiamo dire che ci devono essere presenti alcune dimensioni fondamentali dell'esperienza perché si dia un'esperienza formativa e che si possa distinguere da un'esperienza qualunque, da una situazione qualunque. E quali sono queste dimensioni? Una dimensione spaziale, una dimensione temporale, una dimensione corporea, una dimensione transazionale, quindi non transizionale ma transazionale, in questo senso c'è un eco di Uyana molto potente, una dimensione simbolica, una dimensione finzionale, con la I, non con la U, finzionale da finzione, una dimensione rituale, iniziatica, prescrittiva e valutativa. E quindi, se vogliamo in qualche modo comprendere la specificità di questa esperienza, dobbiamo fare attenzione a come queste dimensioni che ho appena nominato si strutturano. Quello che conta è vedere come si articolano dentro la trama della realtà queste dimensioni. E quindi i modi in cui si incrociano queste dimensioni. Più che dimensioni sono dei concetti, in realtà. No, sono dimensioni strutturali dell'esperienza. Le ho nominate proprio in questo, apposta con gli aggettivi. Cioè dimensione temporale, spaziale, corporea. Quindi, quando parla di struttura, fa riferimento a questa declinazione. Cioè una struttura si declina in queste dimensioni. No, più che altro la nozione di struttura è una nozione, diciamo, teoricamente che tiene, che sta alle spalle di questa ipotesi. E lui dice che se ci poniamo questa domanda, cioè quali sono le strutture elementari della formazione, quelle fondamentali, esattamente come in relazione alla domanda di Lévi-Strauss sulla struttura della parentela, e se vogliamo rispondere escludendo quel doppio campo, che è un doppio scacco, no, del regime del discorso pedagogico usuale, cioè l'intenzione da una parte e il quadro etico normativo dall'altra, dal suo punto di vista, se il soggetto pedagogico è un soggetto che emerge da questo campo risulta dall'articolazione, quindi dalla strutturazione di queste dimensioni, queste dimensioni diventano specifiche. Per questo ve le ho nominate, come dire, quasi come in un piccolo elenco. In qualche modo è un'ipotesi, ovviamente, no? Però io credo che questa ipotesi poi sia molto interessante, perché all'atto poi funziona, dal punto di vista anche poi delle pratiche formative. E se si fa attenzione a come si strutturano queste dimensioni nella trama della realtà, quindi l'altra nozione che in qualche modo poi
a cui si accede è la nozione di accadere educativo, o meglio la nozione di evento. La formazione è un evento che può darsi e non può darsi, ovviamente, no? Ma è qualcosa quindi che attiene al modo in cui si articolano queste dimensioni. E dunque l'ipotesi di massa è che, se vogliamo davvero capire come interagire con questa tipo di esperienza, che è un'esperienza specifica, perché altrimenti poi c'è l'altra grande questione, annosa questione oggi più che mai presente, soprattutto, no, nelle forme più mainstream, che tutti si possono occupare di educazione e di formazione, non è un campo specifico, no? Il grande dibattito degli anni 70, sul quale non mi sono tanto soffermato, è l'annosissima questione dello statuto epistemologico della pedagogia, perché tra le scienze umane è la più debole in assoluto, perché in qualche modo il suo statuto epistemologico è sempre da ricostruire, no? Motivo per cui poi anche culturalmente, no? Forse si può dire, si può fare qualche ipotesi sul fatto che, no, oggi, persa la statura, come dire, di autorità di chi deteneva il supposto sapere nella scuola, no, si detronizza poi anche tutto il sistema simbolico che in qualche modo si reggeva intorno alla figura dell'insegnante, no, dell'esperto di educazione, per non parlare del pedagogista, no? Facendo salve queste questioni che riguardavano proprio il dibattito epistemologico sullo statuto della pedagogia negli anni 70-80, io credo che questa ipotesi che adesso vi sto un po' portando, trovi, questo è l'ultimo nesso che volevo sottolinearvi, trovi un'analogia molto potente, una connessione, direi più che un'analogia, tra questa strutturazione, questa articolazione e la nozione di dispositivo. E questa strutturazione che è il dispositivo pedagogico. Questa è la questione. Foucault non parla in modo diretto di dispositivi pedagogici, in sorvegliare e punire. È molto implicito il discorso, ma è anche molto esplicito, soprattutto non solo quando parla della scuola, ma per esempio tutto il discorso sul carcere come sistema di rieducazione, no? Che in parte era già presente nella storia della follia, no? In questo senso la nozione di dispositivo era già latente dentro gli altri scritti di Foucault. Allora possiamo dire che questo dispositivo è un dispositivo di elaborazione, ma anche di generazione dell'esperienza. E quindi il modo in cui queste dimensioni si articolano che dovrebbe interessarci, se vogliamo comprendere qualcosa di come funziona questo campo specifico dell'esperienza che riguarda la formazione. E c'è una chiosa, no, a questa ipotesi che Massa fa nel testo proprio La clinica della formazione, che è un testo del 92, quindi dove aveva un po' sistemato anche alcune cose del suo pensiero. Dice: tale dispositivo è qualificabile come oggetto pedagogico proprio, in quanto al di là di tutto ciò che attiene a metodi e attività determinate, a singoli mezzi e materiali, o più in generale alle strategie metodologiche e alle modalità di organizzazione e realizzazione di una certa azione formativa, consente di evidenziare la presenza e quindi anche l'assenza di alcune dimensioni strutturali. È solo a partire dalla conoscibilità empirica del dispositivo e delle sue invarianze strutturali, per via clinica ma anche per via fenomenologica osservativa, che si potrà elaborare una teoria dell'azione e della progettazione formativa. Capite? In questo senso, come dire, cioè, io sento molto un ritorno, come dire, alle cose che erano già presenti rispetto ai commenti ad Althusser nella scienza pedagogica. Siamo 20 anni dopo, il testo del 92, questo del 72. Allora è qui che la nozione di dispositivo inizia in qualche modo a agire dentro il discorso pedagogico. E ovviamente questa nozione è una nozione che fa capo a una certa lettura dello strutturalismo. Cioè, quello che conta è la strutturazione di queste dimensioni. Le invarianze strutturali, per questo vi ho letto, no? Proprio il lessico di Lévi-Strauss, questo, no? E il modo in cui noi possiamo, in un certo senso, conoscerle empiricamente, quindi situandole. E questa situabilità è molto legata alla materialità.
dell'esperienza educativa, dell'esperienza formativa. Quindi la nozione di evento non va intesa in un senso, come dire, sì, più heideggeriano, ma la nozione di evento è estremamente correlata alla storicità del dispositivo, alla positività, potremmo dire con Foucault, no? Cioè a come gli elementi di attualità presenti nelle determinazioni storiche in qualche modo si esprimono attraverso ciò che si dà come evento storico. E da qui, magari poi faccio ancora qualche ragionamento, poi magari lasciamo uno spazio per poter dialogare un po'. Va bene? È da qui che in qualche modo si giunge alla nozione di pratica. È da questa nozione. In questo senso io ritrovo anche la categoria di surdeterminazione, cioè se è questo il soggetto della formazione, se emerge da questa strutturazione, dalla conoscibilità di come si articolano queste dimensioni, non c'è più, anche qui, come dire, no, la genealogia di tipo foucaultiano ha molto da dire, non si può più supporre neanche in modo, come dire, implicito un rapporto tra verità e profondità, no, che causerebbe poi, no, in termini superficiali, l'articolazione storica, no, degli eventi. L'accadere formativo può essere restituito al sapere di chi fa formazione e di chi è soggetto ai processi formativi. E da questo rapporto col sapere e col potere che in qualche modo, no, a cui i soggetti sono esposti, che si può riaccedere a questa conoscibilità. È in questo senso che usa la nozione, il significato di clinico, nell'espressione clinica della formazione, che è la metodologia che un po' poi Massa mette a punto insieme ad Angelo Franza alla fine degli anni Ottanta, anche qui è in senso foucaultiano. La clinica è, come dire, mi spingerei a dire, una etnografia della singolarità. Cioè ciò che conta è il rapporto, non tanto che il soggetto stabilisce con il suo vissuto formativo, vi dicendo, ma è il modo in cui noi possiamo interrogare il rapporto che letta di saperi e poteri che strutturano i soggetti sia in stretta correlazione con la struttura, no, del campo che abbiamo descritto ora, no? Con i modi in cui le dimensioni si articolano e danno vita a questo campo di forze che nominiamo come un campo di forze di tipo specificamente formativo. E quindi la formazione è un campo di forze che va interrogato in quanto tale, è un intreccio di queste dimensioni. E quindi io direi che in termini foucaultiani la dialettica è tra soggettivazione e desoggettivazione, ma non siamo tanto lontani, no, dai modi in cui va decostruito il discorso pedagogico rispetto, no, a come poi si articola. Questa idea di formazione quindi non è un'idea, come dire, che si pone dall'alto. In un certo senso è molto fortemente legato quindi all'analisi dei processi materiali che producono queste articolazioni. Le situazioni formative, gli atti educativi, per tornare alla domanda, no, del vostro collega, sono quelli che contano, sono quelli che vanno indagati e i modi in cui questi atti costruiscono il campo. Quindi una prospettiva estremamente legata alla materialità dell'esperienza formativa è quella che va indagata, perché è lì che si rinvengono bene i modi in cui si articolano i rapporti di potere di sapere e quindi di soggettivazione.
Allora la nozione di pratica non riguarda tanto le procedure e non riguarda nemmeno quindi l'esigenza di mettere a punto delle metodologie fortemente istituite. Lo sguardo che questa genealogia degli effetti propone, in questo senso, è uno sguardo che parte dalla concretezza, dalla materialità, per poter decostruire anche tutti i discorsi che si fanno sull'educazione, sulla formazione, sull'istruzione, anche in termini proprio di regimi discorsivi. No, per venire alla domanda sulla teoria degli enunciati. A me sembra tutto sommato utile l'interpretazione che Agamben dà della nozione di dispositivo in Foucault. Cioè sostanzialmente in quel piccolo libricino, no, che forse avete in mente, no, che cos'è il dispositivo, alla fine lui dice che cos'è la positività. Lui la fa poi, come dire, derivare, no, da una lettura radicale che Foucault farebbe anche di la nozione di positività in Hegel, ma al di là di questo, la positività che ordina in qualche modo la realtà determina attraverso il dispositivo il rapporto concreto tra gli esseri viventi e l'elemento storico, no? E questa è la definizione ultima, proprio nelle ultime pagine che dà Agamben della questione del dispositivo. Questo significa che se la formazione è un dispositivo, l'oggetto formazione dovrà essere compreso nel rapporto con l'insieme delle condizioni materiali, simboliche, le regole e i processi di soggettivazione in cui si concretizza l'esperienza formativa. È in questo senso che io interpreto l'elemento storico nel rapporto con i viventi. Poi dentro la nozione di viventi Agamben ci mette tutta la sua ipotesi, no? Però stando a questo, allora si capisce meglio in che senso questa questione della struttura dell'esperienza formativa in massa è una struttura impersonale. Questo è l'elemento di scarto. Allora la singolarità richiama a la nozione anche, questa è la mia interpretazione, di transindividuale. Il tipo di soggetto che sta al centro di questo campo è qualcosa che attiene, secondo me, alle caratteristiche del transindividuale. Non è affatto intersoggettivo. È perché se la sua struttura, in qualche modo reggente, è dell'ordine dell'impersonale, non può essere di natura intersoggettivo questo campo, dal mio punto di vista. E quindi è questo oggetto che va indagato, con queste caratteristiche. Ed è questo studio che in qualche modo determina le caratteristiche del sapere pedagogico e non tanto la nozione di intenzione, il rapporto con i sistemi di valori. I sistemi di valori e i quadri valoriali hanno in qualche modo trovano il loro spazio se decostruiti come apparati, in qualche modo potremmo dire, no? Come sistemi che rispondono in un certo modo alla stessa domanda. In questo senso il soggetto formativo inteso così fa un contropelo della storia, anche della sua stessa storia di formazione. In questo senso mi fermo per un attimo qui, vediamo un po' che cosa magari volete chiedere oppure se avete qualche idea. È in questo senso che questa istanza si presenta anche come un'etica della pratica, in cui però la pratica è intesa come dicevamo prima. E non si tratta tanto di far riferimento ad una teoria,
e in questo provo anche a rispondere alla domanda sugli enunciati, ma si tratta innanzitutto di prendere una posizione, di prendere una posizione rispetto a come si strutturano queste dimensioni nel campo, e questa posizione è la posizione di chi poi pretende di educare o di formare o di comprendere qualcosa di più di come si possa farlo. E quindi per questo l'etica non può che essere in qualche modo un'etica della pratica. E per massa è anche una pratica teorica. E qui in questo approdo che io sento in qualche modo un passaggio anche oltre la posizione fenomenologico-esistenziale, che pur comunque è molto presente anche nell'ultimo scritto, no, del 97, che si chiama Cambiare la scuola. D'altra parte però io credo prevalga, non solamente in lui, ma direi negli effetti della sua opera, questa attenzione invece più alla questione del rapporto tra struttura e costruzione del sapere pedagogico. E anche la mia interpretazione, quella che ho da offrirvi. E allora questa etica della pratica in questo senso diventa una possibilità in cui dentro questo campo, molto articolato e molto complesso, possano emergere delle singolarità. Singolarità portatrici anche, come dire, di, sì, perché no, di istanze trasformative. Non si può più dire rivoluzionarie, ma siamo lì. In questo senso quindi che Massa mutua la nozione di dispositivo, no? In Foucault, soprattutto in Sorvegliare e punire, se non si leggono bene le ultime 60 pagine, si rimane anche un po' irretiti, no? dalla forza dell'analisi del potere disciplinare. È quello che accade poi anche quando banalmente magari provi a farlo studiare agli studenti, è talmente potente quella parte, no? Anche ha una presa sul piano linguistico, no? Al di là degli esempi. Però se non la si mette insieme quasi agli ultimi paragrafi, no? Sull'arcipelago carcerario, non dico che non si capisca niente del libro, ma si perde, direi, no? L'effetto di surdeterminazione. Diventa quasi, cioè si può leggere quasi in modo lineare il discorso foucaultiano. Invece proprio a partire dalla prospettiva che l'ultima parte, no? Quella fuori dal panottico, no? Che costruisce la relazione di sistema, infatti la nozione di arcipelago secondo me è molto, molto significativa, spesso dimenticata anche nei commenti a Sorvegliare e punire, che non è tanto distante dal modo in cui, per me questa è la mia interpretazione, dal modo in cui poi Foucault reinterpreta la disseminazione delle tecniche del sé o delle pratiche anche negli ultimi corsi del Collège de France, sul governo degli altri per esempio, è la stessa disseminazione. E però questo è fondamentale, perché altrimenti si rimane nella maglia stretta del potere disciplinare e Foucault rimane tutto lì, no? Non è così ovviamente, soprattutto se vogliamo leggere la storia della sessualità o gli ultimi corsi, però rispetto alla nozione di dispositivo è molto importante, secondo me, vederla da quella prospettiva. Da una prospettiva, secondo me, estremamente legata alla materialità dei dispositivi, alla loro positività, che dice bene la forza dell'elemento storico. Io lì ci rinvengo la matrice più squisitamente marxiana, ancora più che marxista. Il discorso sulle connessioni, no? Che faceva Marx. E lì secondo me c'è qualcosa di estremamente vivo e di attuale, che malgrado tutto, credo, ahimè, possiamo dire, estremamente utile oggi per leggere la complessità, no, degli apparati, dei dispositivi che ci formano. Ecco.